Forti piogge si sono abbattute sulle Marche la notte scorsa, in particolare nel centro-nord della regione, con cumulate fino a 40 mm. A causa della pioggia, una voragine si è aperta lungo una strada del centro abitato di Sant'Angelo in Pontano, a Macerata, scoprendo un'antica grotta sottostante, ma non ci sono stati né feriti né danni alle auto. La sala operativa unificata della Protezione Civile non segnala particolari situazioni di criticità, in crescita la portata del torrente Arzilla, del Metauro e di alcuni affluenti del Foglia in provincia di Pesaro e Urbino. Qualche disagio è stato segnalato a Fossombrone a causa di alcune infiltrazioni d'acqua dal tetto della scuola elementare. Ad inviarci queste foto è stato un genitore, Mauro Subissati. Da anni, ci ha scritto, la scuola versa in pessime condizioni e nonostante le tante segnalazioni da me fatte, non si sono mai visti lavori di manutenzione, solo transenne per tutelarsi dalle responsabilità, prosegue, e l'istituto non garantisce più la sicurezza per i nostri i bambini, per i maestri e i collaboratori scolastici. Io, ha concluso il papà, sono andato a riprendere mio figlio a scuola per paura di un crollo delle pareti o del tetto dell'edificio. Nel pomeriggio però è arrivata la replica dell'amministrazione comunale. Il vice sindaco, infatti, smentisce quanto detto dal signor Subissati. Questa mattina l'ufficio tecnico si è recato presso la scuola ex Bucci, alla scuola primaria del capoluogo, perché era stata segnalata un'infiltrazione di acqua. Questa infiltrazione era dovuta esclusivamente perché il pluviale aveva avuto un'otturazione dovuta a del fogliame, cosa che può succedere in qualsiasi momento. Chiaramente forse sarebbe stata più opportuna una segnalazione anche di una maggiore manutenzione, però nulla di grave, nulla che riguardi la staticità né del tetto e né della struttura. Quindi io voglio tranquillizzare e rasserenare tutti i genitori perché si è trattato di un nulla. Quindi anche le infiltrazioni dalle foto che vi abbiamo mandato e verificate dall'ufficio tecnico erano proprio minime, perché comunque è una delle scuole con la maggior certificazione per quanto riguarda la staticità ed anche il certificato di prevenzione incendi. Le transenne all'esterno dell'edificio invece perché cosa sono state messe? Ma le transenne erano state messe qualche anno fa per il semplice distacco di un solo decoro. E nel frattempo è stata fatta tutta la procedura anche con la soprintendenza, la quale ha inviato qualche mese fa l'autorizzazione per l'intervento, un intervento che in questo caso prevede 35.000 euro di lavori. Sono dei decori installati dopo gli anni 50 che quindi necessitano di una semplice manutenzione, ma che non mettono a repentaglio nel modo più assoluto la sicurezza dell'edificio.